Ciao amici, buon pomeriggio a tutti dal 14, qui oggi è 14 luglio, per tutti noi è 14 luglio ed è un momento storico insomma, l'attacco alla Bastiglia, addirittura c'è stato dopo tantissimi anni è nato il giornale La Nazione e poi un altro evento importante che mi ricordo che è nato Calimero, amici, Calimero, cioè quel bellissimo cartone animato che chi è che non l'ha seguito da bambini. Io nel frattempo sto aspettando che i nostri amici si possano riunire tutti e ecco Antonio Marrappese che ha preso parte alla sessione. Ciao Antonio, ciao a tutti. Perché il 14 luglio, ripetiamolo, è veramente una data molto importante. È una data che ha segnato la storia. E noi segniamo la nostra storia, un momento tra di noi, perché vengo dalle prove di Furore 2, del trucco, del make-up, che ai maschietti sicuramente poco importa, però insomma per noi femminucce, ma soprattutto per le professioniste del trucco, è un momento molto importante, perché insomma, come dire, si costruisce il personaggio, si costruisce proprio il Sofia Fiore, che voi avete visto tutti nel Furore 1, no? Ecco che si scollegano Sasina Viteritti, ciao Elena, ciao Sasina, Sara Liccardi, tesoro mio, ciao Antonio Marrappese, tu lo so che del trucco non è che te ne può importare tantissimo, però io ci tenevo a fare un primo piano, madonna mia, non esageriamo con questi primi piani, non esageriamo. Vi volevo far vedere l'occhio, leva la manina e quindi vi volevo dire ciao Fabio Rossi, buonasera a te, oggi 14 luglio vi saluto a tutti e in un momento tra di noi, un momento di pausa, ringraziamo il Teatro Ambra alla Garbatella che ci ospita, quanti cuori, che meraviglia, sono tutti dedicati a voi e volevo con voi, che aspetto che ne siate sempre di più, che ne potete essere sempre di più, Sassina, Maronna, quanto sei bella tu, perché sei così azzeccosa, così affettuosa. Noi, la cosa bella è che grazie ai social, io ho imparato questo nel tempo perché credetemi, non sapevo appicciare nemmeno il computer, non sapevo accendere nemmeno il tasto del computer, perché oggi invece è una realtà per me meravigliosa, perché mi fa conoscere a tutti. Dani, ciao! Simona Cavallini, siete stupendi amici, veramente siete stupendi. Io oggi ho fatto questa prova per Sofia Fiore, ripeto, per Furore 2 questo è il trucco, è un trucco che io non so fare, lo ripeterò sempre che non è il mio mestiere, però grazie a delle mani professioniste ci permettono di essere sempre più adeguati al personaggio. Un personaggio degli anni 50, come voi sapete, nel Furore 1 ha già accesa mio marito dopo che me ne ha fatte, che me ne ha fatte, me ne ha fatte, ma poi ci saranno delle belle che nel corso delle nostre riprese poi vi racconterò. Dolores Caterina, da quanto tempo non ti sento, Fabio Rossi, ciao! Io vi volevo dire amici che in questo caldo pazzesco qui a Roma, mi fate capire voi che state facendo, ma siete andati in vacanza? Che cosa state facendo? Cioè non lo so, state in coppa a una barca, state sopra una spiaggia, oppure invece state ancora lavorando come me, oppure non lo so, magari Matteo Pianese, un saluto a te Matteo, che cosa state facendo di bello? A me piacerebbe se mi scrivete, io insieme in un momento come così, un pomeriggio tra di noi, posso anche commentare, sono qua. Diciamo, non vorrei dire bella fresca e tosta perché proprio tutto può dimorire tranne che a Roma fa caldo, tranne che fa fresco, fa un caldo bestiale. Ma dicono le previsioni che pare che adesso arrivi un'ondata di fresco, assa fa Dio. Allora, Sara Liccardi, non vedi l'ora di vedere Furore 2, a chi lo dici? Intanto cominciamolo prima a girare. Ve lo giuro, anche io sono troppo felice. Allora, Marilyn Picano, che cosa dice? Aspettate, devo abbassare perché dice che se sopra una barca, che te la posso, lo sto stirando. Stai stirando! Ah, mamma mia, non ti invidio proprio con questo caldo, sarà veramente un forno crematorio, però brava, brava, che fai tutte le cose, le faccende di casa, perché ti fanno onore, veramente.
Allora, noi abbiamo Giuseppe Fede che dice ciao. Ciao Giuseppe. Sara, io... invece Sara sta sul letto, che tra poco sta da fare la doccia, ovviamente, che fanno cavoli pazzi, e poi scendi. Allora io ti auguro questo, come dire, questa visione che stiamo facendo, no? Questa è una visione, si può dire, no? Una diretta, quindi è in visione questo momento tra di noi, e poi dopo ti fai una bella freschetta, una bella doccia e ti rinfreschi. Poi ci sta Nicola Randazzo. Toc toc, Nicola, come stai? Ragazzi, come mi piace parlare con voi. A me dispiace se non posso rispondervi a tutti personalmente, ma non mo, che mo lo posso fare durante gli altri giorni, perché stiamo preparando veramente una cosa molto 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 carina. Ho lasciato adesso il set, che stanno lavorando tantissimo, e fra poco li raggiungerò anche io. Ciao Elena, sono contenta che stai girando Furore 2, ho amato il tuo personaggio, Sofia Fiore, capassate, che hanno fatto passare a quei poveri meridionali quando andavano al nord e venivano veramente bistrattati. Ti ringrazio tantissimo per i complimenti, Alessia di Sarno. Grazie, 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 che vi piaccio come attrice, io ce la metto tutta, spero sempre di essere di vostro gradimento. E Simona Cavallini ci dice che lei guarda la TV, sei tornata da Via Toledo, ma no, Via Toledo, che meraviglia, stupenda, Via Toledo a Napoli, che meraviglia. E poi c'è Giusy La Rocca, ciao Giusy. Allora ragazzi, ricordiamo che oggi è il 14 luglio e c'è stato l'attacco alla Bastiglia, e poi c'è stato, l'ho detto all'inizio, non so se mi avete sentito, mi sono documentata che si è aperto anche nel mitico giornale La Nazione, ma poi un'altra data molto più recente è quella della nascita di Calimero. Chi se lo ricorda Calimero? Io mi ricordo quel primo album di fumetti che mi regalò mio padre, che era veramente Calimero, che piangeva sempre, comunque era un po' triste, ma bellissimo cartone animato. Poi ci sta Luca Martini, ciao Luca, sei un tesoro. Roberto Giudici, ciao, grazie, anche a voi auguro una buonissima serata, un buonissimo pomeriggio, e soprattutto vorrei sapere se anche a voi fa caldo, perché invece ho saputo che al nord fa un po' più fresco, è arrivata questa famosa ondata di vento che stanno dicendo. Riuniamoci tutti nelle nostre preghiere per la tragedia che è successa in Puglia, che è una cosa veramente non ho parole perché gli errori umani non devono succedere, non possiamo assolutamente permetterci una cosa del genere. Io non lo so quando è che raggiungeremo veramente, non lo so, delle ferrovie che esistono in altri paesi del mondo, che è tutto perfetto, che è tutto, cioè non si sentono mai negli altri paesi degli errori umani. Quindi riuniamoci appena possiamo e preghiamo per tutte queste vittime e per tutti i parenti di queste persone. Un bacio a tutti loro, e nel frattempo saluto tutti gli altri amici miei, Roberto Giudici, ciao, Rosa Maria Giusti. Un forte bacio da Palermo. Palermo, che clima fa? Possiamo sapere a Palermo che clima fa? Faranno cavolo come ca, sicuramente, però magari tenete il mare a 2 metri, un tuffetto, e vi rinfrescate un po'. Ciao Luca, ciao fratellino. Sì, Sara, è stata una cosa terribile, è vero, è stata... Quando l'ho sentita l'altro ieri, ho detto non è possibile che possano avvenire ancora incidenti del genere. Abbiamo Lino Perin, grazie Lino, grazie veramente al complimento che mi fai per noi meridionali. Tu invece dove sei? Perin, un cognome non lo riesco a decifrare. E Rosa Maria Giusti, fa caldissimo anche a te. Lo so, però ragazzi, da quanto tempo abbiamo sperato questo caldo? Che devo dire che quest'anno, anzi, è stato anche abbastanza clemente, perché è arrivato tardi. E quindi insomma pure un poco ci voleva, perché sennò poi non riusciamo a fare un bagno, non riusciamo a fare niente.
Ah, ecco, Lino Perin è di Padova, Perin, infatti vedi tutti i cognomi che finiscono a volte che non hanno la vocale finale sono del nord. Io, Lino, spero che tu non sei con i meridionali come invece purtroppo, ahimè, moltissimi ancora, molti... Cioè ragazzi, noi siamo nel 2016 e tantissime ancora, ancora persone hanno la fanno discriminazione. Io tra pochi giorni pubblicherò una striscia che ho preso l'altro ieri, è una cosa terribile, terribilissima. Cioè, ma perché? Ma perché questa discriminazione? Non la riesco proprio a concepire. Anche Marilyn Picano ci dice che a Frattamaggiore fa un caldo di pazzi, sì, però mi stanno dicendo che anche, ho sentito le persone che da Napoli dicono che insomma questo venticello sta cominciando a salire. Poi abbiamo Giuseppa Viviano, ciao Peppa, quanto è bella pure lei, ciao tesoro mio. E comunque, ritornando a Perin di Padova, vi raccomando, non mi fate sentire mai situazioni di discriminazione, perché è veramente una cosa allucinante, non lo possiamo permettere, non lo possiamo permettere, dobbiamo veramente essere tutti uniti, volerci bene e consentire di essere noi stessi a tutte le culture, i colori, le religioni. Cioè io lo dico, non finirò mai di dirlo, ci dobbiamo amare per quello che siamo. Ci sono delle situazioni che a volte sono un po' scabrose, sono un po' insopportabili, ma dov'è che c'è il gesto di umanità? Dov'è che c'è la cosa bella? Dove c'è la misericordia? Dove c'è la clemenza? Dove c'è l'accettazione di uno e dell'altro? Poi abbiamo, aspettate perché vi voglio nominare a tutti, Daniela Solofrizzo, ciao Daniela, Angela Papa, buon pomeriggio. E poi abbiamo ancora Sara Riccardi, grazie Sara che sei d'accordo con noi. E intanto io sono ancora qui, poi mi collegherò ancora con voi. Questo era per, come dire, trascorrere un qualche minuto insieme a voi, come dire, un momento tra di noi per raccontarci quello che è successo il 14 luglio di tantissimi secoli fa. E scusatemi, è sparita un attimo la comunicazione perché è partita una telefonata. Ed è un momento anche per aver detto qualche cosa insieme a voi e avervi salutato. Ciao Irene, ciao carissima. Io sto per salutarvi, però mi metterò ancora in comunicazione con voi, perché sono sicura, molte volte mi è già successo che durante la diretta magari i messaggi di alcune persone arrivano dopo e quindi io dopo ovviamente vi rispondo anche in una seconda ondata. Nel frattempo ci abbiamo Paivac, ciao Paivac. E comunque amici, allora vi volevo augurare una fantastica serata a tutti. Stasera qui a Roma c'è il concerto anche di Federico Zabaglione, che non so se riesco a raggiungerli perché dopo devo ritornare sul set per continuare il nostro lavoro di costruzione del personaggio, e nel frattempo questo momento lo volevo dividere con voi, unendomi a voi, e qualsiasi cosa mi volete comunicare anche dopo io vi risponderò. Un bacio a tutti, buon pomeriggio Antonio, anche a te buon lavoro, anche a tutti voi. Un bacio anche per un buon weekend, se potete andate tutti al mare a farvi un bel bagno, ci rinfreschiamo. Ci sentiamo presto, sì, Simone Romano, un bacione a tutti, ciao, ciao Priscilla Rucco, ciao, ciao a tutti, ciao, ciao, ma come mi piace sta diretta live, ciao amici, ciao, vi saluto, come mi dispiace pure salutarvi, è così è la vita, ciao ragazzi, un bacio. E quindi questo per dire che grazie ai social, e mi piace sempre ricordarlo, che è un mondo che per chi ancora non ne fa parte, credo che sia il mondo inferiore che non ne faccia parte perché sono sempre di più, questo per dire che ci aiutiamo tutti nel farci compagnia, nel denunciare le cose, nel comunicare. Vi raccomando, collegatevi, iscrivetevi su tutti i canali, su YouTube, perché io sono qua a rispondere sempre perché mi piace di troppo. A proposito di social, vi raccomando anche il sito, non me lo trascurate, www.elenarusso.it. È così? Mi dicono che è così. Vi raccomando, scrivetemi perché io tardi ma rispondo sempre.
quindi ditemi tutto quello che pensate, quello che volete fare, magari se qualcuno sa scrivere anche su questo mezzo, sul web, fatemi sapere, fatemi arrivare delle cose, perché è molto molto importante la comunicazione, così interagiamo insieme.